Ciao a tutti, è un po' che non facevamo dei video, ma vogliamo riprendere alla grande, va? E appena possibile avremo modo di inserire anche degli ospiti, quindi questo è molto, molto, molto interessante. Allora, come dal titolo, chi non condivide, chi non crede che la guarigione davanti a Dio, la guarigione fisica è la volontà di Dio sempre. Questo è il mio pensiero, ora vi esporrò in accordo alla parola di Dio, che è come se avesse un cuore doppio. E vi voglio dimostrare come. Di chi è che parla del cuore doppio nella Bibbia? Ad esempio Giacomo. Leggiamolo insieme. Giacomo 1, da verso 5 a 8. Dice: se poi qualcuno di voi manca di sapienza, la chieda a Dio che dona a tutti generosamente senza rinfacciare, e gli sarà data. Ma la chieda con fede, senza dubitare, perché chi dubita è simile a un'onda del mare, agitata dal vento e spinta qua e là. Un tale uomo non pensi di ricevere qualcosa dal Signore, perché dal cuore doppio, altre situazioni dicono di animo doppio, instabile in tutte le sue vie. Perché dal cuore doppio? Perché vi dico che non credere, dubitare nella guarigione ci porta ad avere un cuore doppio? Semplice. Perché come la tua anima ha una mente, il tuo spirito ha una mente. Ci abbiamo una mente spirituale, che è la mente di Cristo. Quando Paolo dice, or noi abbiamo la mente di Cristo, perché nel momento in cui tu sei nato di nuovo, Cristo abita in te, tu hai la sua mente. E la sua mente crede nella parola di Dio. La tua mente spirituale ci crede nella parola di Dio, confida in Dio, perché è una cosa sola con Dio. E quando ad esempio noi dubitiamo della guarigione come volontà di Dio, noi stiamo facendo qualche cosa. Mentre la nostra mente spirituale crede nella parola di Dio perché vive, la parola di Dio vive dentro di noi, no? La tua mente naturale, della tua anima, cioè è influenzata dalle tue emozioni, dai tuoi sentimenti, si accorda con le circostanze, con il dubbio. Cosa succede? Che dentro di te hai due menti. La mente spirituale, la mente di Cristo, che viaggia in accordo con le cose del cielo, e poi è la tua mente naturale, che diventa poi carnale perché crede nelle circostanze. La guarigione non si manifesta sul mio corpo, forse Dio non mi vorrà guarire. E c'è una divisione, c'è una separazione completa tra parte spirituale e parte carnale, umana. E allora tu sei instabile. Sei doppio. Ma quando io medito la parola, sto sulla parola e non sulle circostanze, perché chi dubita è perché medita, mette enfasi sulle circostanze. Ma tu questa sera, insieme a me, tu puoi meditare la parola di Dio e vuoi non essere dal cuore doppio, instabile, falso. Cioè, non è il cuore doppio non è solo ipocrisia, è un'ipocrisia, sì, ma che non te ne rendi conto, perché il tuo io spirituale crede nelle promesse di Dio, crede nella guarigione, ma il tuo io umano che è circondato dall'esterno, dalle circostanze, da quello che ti dice il mondo, da quello che ti dicono le situazioni, le difficoltà, non crede, comincia a dubitare. E tu devi avere la disciplina di riportare la tua mente naturale ad accordarsi con Dio spirituale. Infatti, quando tu mediti la parola di Dio, stai sulla parola di Dio, vuoi comprendere la verità, ad un certo punto, perché tu devi sapere che la meditazione della parola di Dio produce rivelazione. Quando produce rivelazione, che cosa succederà nella tua vita? Che quel passo che magari hai letto 20 volte e non ti diceva niente, in quel momento, poiché è meditato e tu porti la tua mente naturale a concentrarsi, la mente spirituale darà il suo ok. Quando a volte tu ricevi una rivelazione, perché la mente spirituale dice sì, è giusto. E quando tu ricevi quella parola, quella rivelazione, perché l'hai meditata, perché hai disciplinato e sottomesso la tua mente naturale alle cose dello spirito, si uniranno e la tua mente umana si accorderà con la mente spirituale e tu camminerai nella rivelazione e nella guarigione. Stai sulla parola di Dio, medita la parola di Dio più di come mediti le cose che ti circondano, le situazioni, le difficoltà. No, il tuo focus è nel Signore, i tuoi occhi sono puntati verso il Signore. Il mondo vorrà influenzarti dall'esterno verso l'interno,
Ma Gesù disse: non è ciò che entra che deve contaminare l'uomo, che contamina l'uomo, ma ciò che esce. Perché? Perché ciò che esce veramente dentro di te. Infatti, l'obiettivo di Dio nella sua parola è di influenzarti dall'interno, dal tuo spirito nato di nuovo, che ha una mente spirituale, che è quella di Cristo. Ricordati, tu hai la mente di Cristo e non sei chiamato, chiamata a dubitare delle promesse di Dio, ma la volontà di Dio è che tu sia guarito, sì, proprio te. Dio ti benedica. Alla prossima!